Oh, allora, il mio albo di famiglia. Il mio albo di famiglia comincia con una persona molto cara. Signori, questa è mia madre, mamma Clotilde. Mamma Clotilde. Perché suona Mamma son tanto felice? È troppo banale questa canzone. Maestro! È troppo banale questa canzone. Mamma son tanto, è scontata. Fa la mamma, da mamma son tanto felice. Cambi, faccio una cosa diversa, non so, una... Si inventi qualcosa. Ma non sono state delle ore, maestro, per piacere. Me. Perché carissimo Pinocchio? Ah, la mamma, all'incontrario Geppetto, capito? Il papà. Cazzo, facciamo un applauso, è un genio, ragazzi. No, veramente, che... Mia madre quando ero piccolo e mi dava delle effusioni, non erano delle effusioni, erano dei pericoli di vita. Io ero piccinino, si avvicinava questi tre dita così qui. Assimilava l'Intertrullec, tre dita che non erano tre salsicciotte. Avete presente Edward Mani di Forbice? Mia madre la chiamavano Clotilde Mani di Friustel. Quando gli si dovevano le dita usciva la serva, usciva, quanto è bello questo piccinino, quanto è bello! E mi allungava la mascella di due metri. Non mi faceva dei lividi, degli affreschi del Settecento, ma veniva. I quadri della Pinatoke, proprio. Ma veniva sti cose, ma una cosa spaventosa. Il bene che mi vuole mia madre, una cosa spaventosa, non vi dico che cosa. Non ha mai fatto mia madre per me, ma pur qui stanno, mo sono andato in vacanza, stavo lì, al mare, mi telefono. 42 gradi, hai messo la maglia di lana. Dico, mamma, stanno a 42 gradi. Cioè, perché che vuol dire? Il tempo può cambiare da un momento all'altro. E che deve venire un tsunami ad Avnefo. Perché la mamma che ti vuole bene, io non volevo venire al mondo. Mia madre aveva una pancia tale, io ero così pigro, che quando mia madre era incinta di me, aveva la placenta a forma di sdraio. Sì, io, si dice che stavo in posizione fetale. Lui stava a Vieste, stava così. Sì, con l'arancia, stavo bene, non volevo venire. Stavo bene nel suo ventre, io stavo, avevo tutto, cordone ombelicale, giocavo a salterelle, frega a me. Mi rotolavo, mi ribaltavo come un acquapark, io non volevo venire al mondo. Mia madre aveva una pancia tale che la gente quando la guardava diceva: signora, ma non le fa male il bambino? No, il bambino no, è l'ombrellone che mi dà fastidio. No, io non volevo venire al mondo. Dice: ma come sei venuto al mondo? Non so, io volevo uscire, di uscire la maniera, ma le fatte l'ecografia, sono uscita così, perché non volevo venire. Stavo bene, al gesto dell'ombrello, non sapevano cosa fosse. Ebbene, dice: ma sei nato prima o poi per essere qua? Sì, ma come? Ma come? Io non volevo venire fuori. 15 mesi nella panza così, 3 mesi di sala travaglio, mamma, 3 mesi. L'ultimo giorno l'ostetrica ha preso il megafono, si è messo in mezzo alle cosce, esci fuori con le mani alzate! La pancia è circondata, dici cosa vuoi! E io dentro, voglio una culla a 7 stelle, niente! Non, ma sei nato, sì, ma te l'hai per i capelli, per la testa, per un braccio, per un cesario, niente! Sono nato di fondo schiena, malato proprio. Sono venuto al mondo di fondo schiena. Pff, mamma, ma un primo figlio, madonna, ha visto la faccia. Ma ha visto un culo, madonna. E ha detto, cazzo, ho fatto due gemelli, ho fatto. Mamma mi ha pigliato in braccio e mi ha cominciato a cantare quelli ninna nanna, ninna oh. Questo bimbo a chi lo do? Come a chi lo do? Io mo sono nato, che ti sei fumato? Biberon, mamma. Ma che meda? Glielo do all'uomo nero. Se lo tiene un anno intero, io dormivo col telefono azzurro sotto al cuscino. Dice, sta disgraziato, me la sento da qualche cassonetta a me. Glielo do alla Befana se lo tiene una settimana. Ma vai tu con quella puttana, vai tu. Ma che cavolo sta Befana? L'uomo nero. L'uomo nero. L'uomo nero lo metteva dappertutto, sembrava il suo amante segreto. Questa ombra astratta di cui abbiamo sempre avuto un incubo, no? Lei girava con l'ombra astratta e diceva: ehi, hey, se non vai la pappa, vuoi, ti manda l'uomo nero. E io dico: ma dimmi, ma mi fregavo tutto e mangiavo una bestia perché avevo proprio questo terrore. Prima di andare a dormire, se non vai la nanna e ti metti a frignare, vuoi, ti manda l'uomo nero. Io in stanza giravo col cric della chicco, usato con lo stronzo qua da venire. Ok, non è venuto. Il senegalese che ha su casa, è venuto a bussare. Appena lo vedo, una cracca. E dice, mamma, vieni a prendere quel bastardo che lo stesso, sta qua, uè.
Mamma, mamma, un bene che mi ha voluto, mamma, e che mi vuole tuttora, ma si scherza. Mia madre è proprio. voi avete le vostre mamme, ma oggi le mamme che cosa usano oggi le mamme? Dai, usano gli assegni, le carte di credito, no? Hanno tutto questo, il liquido, il contante, no, mia madre no. Mia madre ha la sua cassaforte, all'antico, mamma. Non li mette sotto al mattone nell'armadio, no. La sua cassaforte è qua. Lei prende il fazzoletto, lui qua che non c'ha, non c'ha, c'ha un monolocale a due piazze qua. C'ha un capezzolo con una palla da baseball. A me quando mi alzavo c'è un yogurt, proprio, madonna, ma che cose. Lei prendeva i soldi, li metteva in un fazzoletto, lo chiudeva, apertura del cavò, versamento, richiusura, impostazione, codice segreto, ottava coppa C, perché là è un guadagno, sta. Se gli alzavi le tette uscivo banco, mamma. Che la bellezza di mia madre. Che muovi a Milano, Pino, sì, vado a Milano. In macchina, no, a cavallo, mamma. Senti che mi dici? Mi raccomando, figli miei, occhi aperti, no, guido così a capocchio, mamma. Ma cacchio. Sono quelle raccomandazioni, quando ero piccino, vieni qua. Mica mi chiamavo Pino, Pinetto, Pinocchio, no. Una parola, disgrazie. Ma qua dove? Mamma, dove vado? Vado a giocare a pallone. A pallone. Non corre? No, sei come un scemo, in campo, come non corre? Volevo dire non sudare. E come faccio a non sudare? Se devo correre, devo sudare. Mamma, sto in panchina. Non ti far male. E mi casca la panchina in destra. Sto in riserva! Ah, è freddo la benzina in tuo motorino. Non capivo, perché la mamma ti voleva bene in tutti gli con tutti i modi, con tutte quelle piccole cose. Ma voi con che cosa vi picchiamo le vostre mamme? Dai, dai, solite cose, battapane. No, mia madre aveva un'arma segreta. Questo qua, vedo sta mannaggia la miseria, che me l'hanno pure tolto, me l'hanno, perché ce l'avevo qua, voi signori. Lo zoccolo, signori. James Bond si toglieva la scarpa, mamma se lo vuoi zucchero. Se ci fosse stata una disciplina olimpica del lancio dello zoccolo, mia madre sarebbe stata campionessa mondiale. Da qualsiasi parte lei lo tirava, mi centrava sempre chirurgicamente qua, bomba al collo, recita così, non lo so, sembrava lo zoccolo di Harry Potter, non lo sa, era magico, giravo l'angolo e lui mi seguiva, non lo so. Un giorno mi ha aspettato due giorni davanti alla porta della cameretta, così. Ha preso giù, ma ce la donna. E di là ho capito perché quel tipo di calzatura si chiamava zoccolo, perché è un figlio di zoccola. La mamma non ti molla più. Ma non ti molla più, ma sul serio. Quando viene e mi svegliavo quando avevo quei 20-22 anni di andare al lavoro, che io lavoravo alla Frigodaunia, perché io imbustavo i cavoli, come faccio oggi, insomma, in pratica, no? Allora, praticamente mi veniva a svegliare, Pino, sono i sette, Pino. Sì, Pino, sono i sette e un quarto, Pino. Oh, sono i sette e un quarto, sì, ma sì. Pino, sono i sette e mezzo, Pino. Pino, sei sette e mezzo, Pino, sì, ma sì. Pino, sei otto, Pino, sei puttano, che cazzo, che c'è il sabato? Ah, è sabato, hai ragione. Allora, dormo, che cazzo, già dormo, mo? Ma la cosa più bella di mia madre non sono né gli zoccoli, la cosa più bella di mia madre è quando piange, perché guarda, piange una donna a Milano, cioè piange una mamma a Milano, la mamma quando piange a Milano piange in modo tono sommesso, non è esplosivo, eclatante, ha un senso di privacy, faccio fatto caso, le mamme a Milano quando... che cazzo è la vaporella? Stacca, spine, che è una folletta, ma il pianto dove è? Le lacrime dove stanno? Non ci sta, lacrime, niente, zero. Mia madre no. Mia madre c'ha il costume di scena. Ma state ridendo per la faccia da pirla o che cosa? Mia madre quando piange sembra veramente una macchina con le marce. Il dolore è così tanto, così eclatante, così esplosivo, che quando piange proprio vi assomiglia la macchina, proprio... Uh-huh.
A terza! Ma non c'è la quinta perché la marmitta non è catalitica qua. Diversamente da zio Rosetta. Perché mamma piange questa. Zia Rosetta piange, ha un pianto circolare. Zia Rosetta quando piange, piange così. Vicino a casa di Zia Rosetta c'è una fabbrica. Ogni volta che si mette a piangere Zia Rosetta, tutti gli operai a scazzo, è già finita la giornata. Non è finita qua. Quando mia madre va ai funerali, quando mamma va ai funerali, non piange, sembra, vi giuro, non piange, sembra che stia facendo un concerto di una rock star. Ultimamente sono andato al funerale, l'ho sentita piangere, sembra che stia cantando un pezzo di Stevie Wonder. Si è fumata l'anitra vicina, la spugnetta in omaggio che si è masterizzata qua. Scusate, questo è un ufficio collocamento, un maestro, te ne va, ma mandate a me, quindi.